Oggi abbiamo scritto una pagina importante della storia dell'Università Agraria, un voto unanime in cui tutto il Consiglio si è preso la responsabilità di risolvere un problema che dura da 20 anni. La soluzione trovata era datio insolutum, ciò che era stato individuato dalla Corte dei Conti come percorso è stato rispettato in ogni suo punto. Ora questa delibera verrà trasmessa al Comune di Tarquinia affinché agisca di conseguenza. Naturalmente monitoreremo su quanto accadrà, spingeremo, non faremo sconti a nessuno. La nostra idea è che questa soluzione è una soluzione che mette in condizione l'Agraria di sopravvivere e soprattutto il Comune di recuperare un edificio che rimarrà comunque edificio pubblico, anche se sarebbe più corretto parlare di edifici. Ora ci aspettiamo atti concreti, in particolare ci aspettiamo da parte del Comune la sospensione delle cartelle, perché ora ci sono tutti i presupposti per dire che questa è la strada. Se questo non accadrà, non permetteremo di passare alla storia come coloro i quali avranno consentito il pignoramento dell'Università Agraria. Siamo pronti anche al sacrificio estremo, lo ribadiamo, che sono le nostre dimissioni qualora questo accada, anche perché due amministrazioni che hanno lo stesso colore e sono omogenee devono risolvere i problemi, altrimenti non si capisce in che cosa siamo uguali e quali sono i valori fondanti che ci accomunano. Credo che comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro, lo ha fatto tutto il Consiglio e confido che l'impegno che stasera alcuni consiglieri dell'Agraria, che sono anche consiglieri comunali, si sono presi, sia di buon auspicio affinché questa vicenda si chiuda e si chiuda velocemente.